proposto, cioè voi che avete fatto? Credo che oggi sarebbe il cronista, credo che oggi la gente controlla ha paura, questa paura significa che li fa arrivare diritti, d'ora in poi li chiederanno tutti diritti di 9 persone che costa 400.000 euro, me l'ha detto un deputato del Movimento 5 Stelle, allora a colpire sbaglia questo gruppo che si è formato, minoranza, questa minoranza lo sanno che diventa maggioranza, la maggioranza se vuole a me viene da domandare, poteva essere un primo passo, cioè non è che ci vuole molto da analizzare queste cose per far capire la volontà di cambiamento. La base, cioè ieri è stato votato, e se non te signora, è disponibilissimo, ma è un momentaccio, sta registrando, la sua viene tutto qui dentro, signora. Non li vede, non li tocca su mano, non se ne rende nemmeno. Nessuno di queste informazioni. Volevo solo fare chiarezza anche su l'ultima cosa. Alcuni signori ti dicono che il signor di più non c'è. Sì, però noi, ma infatti, ma noi qua quando passano le persone siamo sempre disposti a parlare, a discutere. Ora non credo che ci sia. Il fatto è che adesso voi con la telecamera avete attirato e avete attirato anche lo sfogo di tante persone. Quindi magari un confronto più tranquillo, un confronto con queste persone viene fatto non davanti a te con la telecamera, ma con tranquillità, perché adesso mi sembra che il vostro arrivo ha creato una certa situazione. Quindi, semplicemente, noi siamo sempre... Ma guarda che è un elogio il fatto che voi ci siete qui e gli altri partiti non ci sono. Loro ci sono. Faccia presente che siamo solo... Ma è un elogio per il movimento questo, il fatto che parlano e si dialogano, si... con il pubblico, con chi l'ha votato, cioè, gli altri non c'è nessuno, gli altri partiti dove sono? E questo è una cosa, cioè non è che loro, questo non è che loro, perché sono venuti loro, hanno creato il capannello, c'era anche prima il capannello che si parlava, gli altri sono incollati alle loro poltrone, con latta, è difficile staccarsi con latta, noi siamo gente normale che viene da ogni stazione sociale, c'è l'imprenditore. Sì, noi c'è l'imprenditore, c'è l'operaio, c'è il professionista, gente che ha cominciato a capire, e quest'Italia rovinata per 20 anni, 25, dai soliti partiti, non dal solito partito, dai soliti partiti, ben essere chiari. Insieme a queste condizioni, ma quando un presidente della Camera non rieletto, senza fare nomi e cognomi, ma si intende chi è, a un certo momento va in liquidazione con 280.000 euro, con una pensione di 6.000 euro nette. Ora ho sentito ieri sera la televisione, hanno diritto per 10 anni a un loro ufficio, con massimo 4 dipendenti. Ragazzi, ma qui siamo alla fine. Ma devono andare a casa, non solo loro, perché sono loro che si sono creati questo regno. Questo è un regno che deve essere finita, perché qui c'è gente che alla fine del mese, non è la solita tiratela, ma alla fine del mese praticamente dura fatica a arrivarci. E allora per risolvere? Capito? Allora per risolvere? E per risolvere bisogna buttarli tutti fuori e rifare una nuova politica. Quello che la può fare in questo momento è il movimento. Grande! Grande! Se c'è un governo non si fa, qualcosa si deve fare. No, anche il movimento deve raggiungere degli accordi. Voglio dire solo una cosa. Anche il movimento di tutto quello che avete fatto, non tagliate nulla. Deve essere mandato integro. Però capito, la gente deve sapere tutto quello che si dice. Deve essere integro, grazie. Ma la partenza non potuto fare davvero. Una partenza ci vuole, un inizio. Una legge sulla corruzione, conflitto di interessi, cioè, il finanziamento nei politici, salva, c'è una signora con giacchetto rosso e poi, che mi parlava mentre io registravo, gli vai a dire cose, con giacchetto rosso, con cappuccio lì. Stanno perdendo una grandissima occasione.
la stanno buttando alle ortiche, e questa è amarezza da parte dei cittadini, perché molta gente, tra cui quali i miei figli, hanno votato 5 Stelle per un cambiamento, invece stanno affossando questa unica possibilità. Allora si comincia a fare le cose, ma la senatrice come faccio a trovare? La trovo difficile. Due sabati fa prova, ogni tanto ti prova, la deve fare ogni tanto ti prova, no, perché lei, grazie.